primo tempo tra Maltesers e Real Gianturco, risultato di 1-0, la firma di Andrea Rubino per adesso a decidere il match. Alza il pallone Truglio a cercare uno dei suoi. Una giocata in promozione a dicembre, 19 partite, 22 rovesciate, pallonetto, punizione di gol. Rischia Federico di perdere il pallone, favorisce Pugliese, vediamo se ne approfitta, la mette al centro. Errore. No, no, Gianni, no, sto qua. Battere Giuliano, cercare guida, alla battuta Marco Pugliese, cerca Ruiu, ora Ruiu prova ad incunearsi, Pugliese scambia con Ruiu, il destro del tractor, Valerio Ruiu, allora esce fuori, poi dall'altra parte Rubino prova a approfittarne a cercare la doppietta, ma il diagonale è troppo largo. Pallone esce, calcio d'angolo Maltesers, sulla palla il capitano Quaratino al centro a cercare dall'altra parte Riccardo Rubino che sopraggiunge, pallone esce fuori. Dall'altra parte ancora calcio d'angolo, palla dentro di Andrea Rubino a cercare Punzo. Ancora deviazione, ancora angolo Maltesers, il terzo di fila. Rubino alla battuta al centro, respinge la difesa Real Gianturco. Questa volta Rubino, Riccardo, regala il pallone Gianturco, si riparterà da una rimessa al fondo. Con Truglio il rinvio lungo a cercare lo scatto di Ruiu. Dietro la linea difensiva, sarà calcio d'angolo, regala il pallone Gambardella. Palla dentro di Gambardella a cercare dall'altra parte uno dei suoi. Interviene Rubino, fa ripartire Punzo, palla al piede, Punzo ne salta due, poi subisce fallo, punizione a metà campo dei Maltesers. Batte subito Giuliano, cerca Rubino, se ne va sulla corsia destra, il numero 8, oggi in formissima, già autore di una rete. Guadagna una rimessa laterale preziosa per i Maltesers, andrà a battere Riccardo Rubino. Si riparte dietro dal portiere. Palla per Giuliano, Giuliano, una serie di finte, si incunea Giuliano, fermato da Zuawa. Va lui alla battuta della rimessa, pallone per Truglio, c'è il cambio chiamato da Picella. Rubino se ne va sulla fascia destra, ancora Rubino, una serie di finte, Rubino mette al centro, non c'è nessuno, arriva Giuliano, rimorchio, strozza la conclusione con il mancino, il numero 7, spreca un'occasione, buona, sì ottima, prima Maltese per raggiungere il doppio vantaggio, nel frattempo Gambardella, palla al piede, e allarga verso Zuawa, riesce ad anticipare ma regala il pallone a Rubino, cerca Punzo, interviene Gianni Truglio, fa ripartire la transizione Real Gianturco. Pallone verso Marco Pugliese, ancora Pugliese, motore di gol mai banali, indietro dal suo portiere verso Zuawa, ora Marco Pugliese per Gianni Truglio, chiama il pallone dall'altra parte il terzino sinistro Real Gianturco che però la perde, se la trascina, un fallo laterale,
Vediamo quest'ultima azione, la battuta da rimessa, Riccardo Rubino a cercare Giuliano, scatto di Luca Giuliano, mette al centro, non trova nessuno, Quaratino non la tiene in campo, finiamo qui il nostro collegamento sul risultato di 1-0, decide Andrea Rubino per adesso per i maltesi. Secondo tempo, vediamo è entrato Ciro Truglio nel frattempo nella Real Gianturco, diciamo secondo tempo si apre sul vantaggio Real Gianturco per 2-1. Sta mietendo vittime questa sera Corvino. Uscito dal campo Gambardella, infortunato, il fantasista Real Gianturco. Dicevamo Real Gianturco che nel primo tempo ha ribaltato il risultato addirittura da 1-0 a 2-1, prima con la rete proprio di Gambardella su deviazione su calcio d'angolo. Poi è arrivato il calcio di rigore trasformato da Salinas, dicevamo proprio su calcio d'angolo, su calcio di rigore causato dallo stesso Corvino. Nel frattempo facciamo gli auguri a Capitan Quaratino, il suo 18° compleanno, lo passa in campo davvero calciatore attaccato alla sua maglia, gladiatore numero 10, sempre pronto a caricare su, sudare la maglia. Gianni Truglio, palla al piede, sale, cerca Marco Pugliese, fermato da Alessandro Guida, fallo laterale. Un campanile, stacca di testa poi Giuliano verso Punzo, ora Punzo per Giuliano, palla per Guida, sale palla al piede, Guida fermato da Zuau. Quaratino verso Rubino, ancora Quaratino spazza via la difesa Real Gianturco con i Maltesers che adesso devono rincorrere il pareggio. Corvino batte a cercare Riccardo Rubino, Rubino perde il pallone, favorisce Salinas la conclusione, poi palla per Pugliese, protegge il pallone Marco Pugliese, serve Zuawa, pallone dentro di Zuawa, Corvino fa solo la sfera, Corvino al rinvio, troppo lungo e troppo forte, ma Truglio che eleganza nel controllo, spazza via, stacca Riccardo Rubino a cercare Giuliano, interviene Pugliese, ancora Rubino, accetta il pallone ma sbaglia il passaggio, fase confusa del match, risolve Salinas, regala la rimessa Maltesers, carica i suoi. Ricordiamo 2-1 Real Gianturco, si riparte da Luca Giuliano verso Riccardo Rubino sulla fascia destra, ancora Rubino, sale palla al piede, ottima la sua finta, Rubino cerca Punzo, poi in ombra quest'oggi Peppe Punzo verso Quaratino, Quaratino per Punzo, Punzo fermato da Pugliese, ancora Punzo, la sciolata di Zuawa decisiva, arriva Guida, però la conclusione, palla che è ancora nei piedi dei calciatori Maltesers con Luca Giuliano che se la porta sul destro, carica il tiro, colpisce Truglio. Rimessa di Zuawa, verso Jenny Truglio,
Ruglio riallarga verso il suo compagno, interviene Giuliano, palla al piede Giuliano verso Punzo, colpo di testa di Guaratino, la sfera del portiere che fa ripartire subito su e cercare Pugliese, ottimo l'aggancio verso Guida, colpo della Foca, interviene centro la pista Real Gianturco, la devia in fallo laterale, ancora Maltese, seguiamo quest'ultima azione, Luca Giuliano che batte dietro a Corvino, rischia di scivolare Corvino, poi risolve in qualche modo, Guaratino non aggancia come si deve, pallone finisce a Truglio, fase davvero confusissima del match con il pallone che ribalza da parte all'altra, prova Punzo a mettere ordine, prova la conclusione, deviata il calcio d'angolo, seguiamolo questo calcio d'angolo, vediamo se Maltese trovano il 2-2. Batte Guaratino a cercare una torre che colpisse di testa, si era sganciato Guida, proprio lui a battere la rimessa sul numero 27. Lascia la rimessa ad Alessandro Guida, pallone per Luca Giuliano, lascia rimbalzare il destro, ancora calcio d'angolo, andiamo a seguire anche questo, nel frattempo c'è il cambio. Palla dentro di Giuliano, pallone finisce addirittura a Corvino, rischia Corvino di regalare il pallone alla Real Gianturco e fare la frittata, alla fine se la cavano i Maltesers. Chiudiamo qui il nostro collegamento sul risultato di 2-1 per la Real Gianturco, le reti di Rubino, Andrea da una parte, Salinas. Andiamo dai due Andrea, Guaratino a sinistra, Rubino a destra, sono i migliori in campo del match pareggiato dai Maltesers per 2-2, partiamo da te capitano, ennesimo pareggio prima qui. Sì, le motivazioni c'erano, ma diventa pure, abbiamo giocato molto meglio gli avversari, non meritavano il pareggio, ma sotto un altro punto di vista siamo troppo sciupoli sotto porta e non va bene questo, però la motivazione c'è, questo è importante. Poi gli facciamo gli auguri per il 18° compleanno. Passiamo ad Andrea Rubino, Andrea per te la rete del 1-0, cioè, sì. Mi sono sbloccato, però oggi la giornata è sua, tanti auguri. Grazie. Al capitano che l'ha passato in campo, davvero capitano, ringraziamo, bravi, ciao.